scopo principale di questo accordo che noi stiamo per firmare è quello di incrementare anche nella moda i rapporti fra l'Italia e la Cina e fra la Cina e l'Italia. È uno dei paesi che si avvia ad essere al terzo posto per il consumo di prodotti di lusso, non solo moda, ma di prodotti di lusso in generale. E si stima che, tenuto conto del ritmo di espansione del prodotto interno lordo, la Cina possa acquisire entro uno spazio di 6-7 anni, possa arrivare ad essere al terzo posto nel mondo per quanto riguarda i prodotti del lusso. Oggi in Cina, mi sembrerà un po' strano, ma esistono già, in termini di dollari, esistono già oltre 250.000 cinesi che hanno raggiunto il livello di essere dei milionari. Quindi il livello di vita della Cina sta crescendo sempre di più, si eleva sempre di più. I problemi della Cina sono quelli poi del bilanciare la parte sviluppata dalla Cina, cioè la parte orientale, con tutta la parte occidentale che ancora è molto in presenza di Dio. Parteciperemo a Shanghai il 18 e 19 aprile prossimo a quello che si chiama Annual Luxury Brands Meeting, che è un forum sul lusso in cui parteciperà non soltanto la CEIBS, che è la China Europe International Business School, e parteciperà poi anche la spagnola IESE, quindi fra le principali organizzazioni cinesi da una parte, italiani da questa parte e europee proprio per lo sviluppo della moda. Noi andremo giù in quel periodo, andremo giù il 18 e 19, faremo un giro in quattro città, porteranno soprattutto il cavalier Boselli con i suoi collaboratori, noi daremo tutto il supporto, l'adesione e l'introduzione di cui noi godiamo oggi come Fondazione Italia Cina nel mondo cinese. In quei giorni a Shanghai accoglieremo anche la delegazione del settore moda che verrà giù, organizzata dalla Fondazione in collaborazione anche con la Camera della Moda Italiana, con gli Arboselli, e con il gruppo Classe. E questa delegazione toccherà prima Pechino, poi Tianjin, che è una città molto importante, della quale come fondazione abbiamo già fatto molto, molto legata ai problemi italiani, poi Hangzhou e infine Shanghai. Quindi sarà un tour intenso e dal quale noi ci aspettiamo che le possibilità per la moda italiana di conquistare sempre di più il mercato cinese possa espandersi. Quello che noi raccomandiamo è che bisogna che apriamo bene le porte, lo so che questo dà preoccupazioni in un certo senso alle aziende italiane, che anche i cinesi possano usufruire degli spazi che si creano nel mondo occidentale, in Europa, in Italia, e non abbiano a soffrire pensando che la Cina possa un giorno, c'è sempre chi è che non dice che la Cina è il paese che copia di più nel mondo, che è uno slogan che in parte è vero e in parte non vero. Non so se voi sapete che l'Italia è il paese nel quale si commercializza prodotti copiati più che non in ogni altro paese europeo, commercializza, cioè si vendono in Italia. Allora, certo, i problemi della proprietà intellettuale sono problemi che ancora esistono fra il mondo occidentale e la Cina, ma che stanno trovando man mano soluzione, man mano che la Cina cresce nel suo ruolo nel mondo, in funzione non solo della sua dimensione, ma in funzione soprattutto dell'aumento, dell'incremento del reddito che essa sta avendo. Allora, la mia raccomandazione è che prepariamoci a vederle, a criticarle anche se sarà il caso, ma non ostacoliamo l'introduzione in Italia e in Europa di quello che si chiama oggi la moda cinese.